Nel settore degli enti locali, come per la sanità e le funzioni centrali, il rinnovo del contratto siglato quest'anno ha dato un po' di respiro alle trattative a livello di singolo ente. Per come è stato impostato il contratto collettivo nazionale, rispetto all'incremento dei fondi di produttività, gli effetti concreti saranno visibili solo a partire dal 2019, quando gli 83,20 euro pro capite saranno inseriti nei fondi. Questo incremento dei fondi determinerà la possibilità di intervenire sul sistema delle progressioni orizzontali, ma sconta già oggi la necessità di rispondere ad alcuni istituti contrattuali di nuova generazione, che hanno bisogno di finanziamenti provenienti dai fondi, in quanto salario accessorio. Purtroppo la realtà che si registra come è caratterizzata da un'elevata rigidità della contrattazione, sotto il profilo economico in particolare. In questi ultimi anni non c'è stata amministrazione comunale che durante le trattative non abbia citato sentenze e pareri dell'ARAN e della Corte dei Conti, in una logica di riduzione sempre maggiore degli spazi di contrattazione. Questa modalità di gestione delle trattative rende sempre più necessario un lavoro di approfondimento e verifica preliminare al fine di sostenere tesi differenti rispetto a quelle di riduzione strutturale dei fondi. Tra il 2010 e il 2015 le norme che prevedevano il taglio dei fondi sulla base delle cessazioni hanno ristretto ancora di più il perimetro di azione. La prima conseguenza è stata l'esternalizzazione dei servizi. Ne è un esempio negativo il processo di privatizzazione di una parte del sistema di refezione scolastica nel comune di Como, avvenuta proprio quest'anno. La posizione critica e di forte contrapposizione che come funzione pubblica abbiamo esercitato non ha purtroppo portato ad un risultato importante che avremmo voluto vedere realizzato, quello della creazione del Centro Unico di Cottura di Via Napoleone. Questa è stata un'occasione persa. Oggi il servizio è appaltato a una ditta che prepara i pasti a circa 40 km di distanza da Como. La nostra rivendicazione è andata nella direzione della salvaguardia del personale a tempo determinato, ma non solo. L'obiettivo per noi era, e sarà in futuro per qualsiasi altra privatizzazione, quello del mantenimento in capo all'ente pubblico della titolarità di gestione del servizio. La scelta di privatizzare un servizio pubblico è una gravissima perdita per il sistema paese, poiché snatura l'obiettivo stesso del servizio, che diventa quello del profitto per il singolo imprenditore e non va a vantaggio della collettività. Troppo spesso i primi a pagarne le conseguenze sono le lavoratrici e i lavoratori, ed anche i cittadini. È un dato di fatto, la gestione dei servizi pubblici è complessa e necessita di risorse umane ed economiche, ed è altrettanto evidente che se la macchina pubblica è organizzata in maniera oculata e con responsabilità, questa può garantire la miglior gestione dei servizi ai cittadini, sotto tutti i punti di vista. Sotto il profilo organizzativo, negli ultimi 4 anni ci siamo occupati anche di unioni, fusioni e gestioni associate. L'esperienza nel nostro territorio è stata fallimentare in certe zone. Ne è un esempio l'unione Lario Monti, tra i comuni di Torno, Fargeto, Blevio, Pognana, Nesso, Veleso e Zevio, oggi in totale disfacimento. La realtà della Tremezzina, unica unione trasformatasi in fusione, ha visto una gestione che sotto il profilo organizzativo della macchina comunale lascia desiderare e su cui ancora molta strada c'è da fare. Forse non è ancora chiaro alla politica il fatto che quando si sceglie la strada della fusione non è semplicemente necessario fare la sommatoria delle risorse per ottenere una migliore qualità dei servizi. Sono le modalità di gestione e di organizzazione come l'intero sistema è strutturato che la rendono veramente efficace. Una procedura di messa in rete delle risorse umane ed economiche affiancata da una spinta all'innovazione e allo sviluppo potrebbe essere la giusta alternativa. Chiudo il settore con una doverosa analisi della situazione della provincia di Como. Negli ultimi anni è andata sempre più alla deriva, effetto concreto della legge di riordino delle province e non solo. La riduzione del 50% del personale con la perdita di importanti professionalità e il taglio ai servizi pubblici fondamentali sono solo alcune delle conseguenze della norma del Rio. Con la riforma delle province poi in Regione Lombardia abbiamo anche sperimentato l'esperienza della ridelega delle funzioni, prima di competenza provinciale, poi assegnata alla Regione e poi riassegnata alle province. Un grande pasticcio su tutti i fronti. I primi a pagarne le conseguenze sono i cittadini rispetto alla riduzione dei servizi.
Le lavoratrici e i lavoratori continuano ad annaspare e a rincorrere cambiamenti inutili e fallimentari che sviliscono qualsiasi spinta ed iniziativa professionale e personale. L'ultimo esempio, solo in ordine cronologico, è quello dei centri per l'impiego, che dal 1 gennaio 2018 sono di competenza regionale, ma che sono ritornati in capo alla provincia, a seguito della legge regionale numero 26 del giugno 2018. La beffa è che il personale afferente al mercato del lavoro, ormai né provinciale né regionale, ha come sottodimensionato e fatica a gestire tutto il sistema di offerta dei servizi. Questo settore per la ripresa del nostro paese è strategico e sembra che la politica, in particolare quella lombarda, stia cercando di smantellarlo e portarlo ai minimi termini, forse in una logica di trasferimento ai privati di risorse ed energie vitali. Come organizzazione abbiamo sempre sostenuto la necessità di un ripensamento a 360 gradi del sistema delle istituzioni, in una logica costruttiva di maggiore prossimità e vicinanza ai cittadini, ma le scelte politiche sono andate in una direzione completamente diversa. E sia per le province, per i comuni, per le fusioni e le unioni o le gestioni associate, l'obiettivo dovrebbe essere quello di creare una rete diffusa che funga da presidio più vicino alle persone e ai loro bisogni, alle necessità di tutela del territorio e che abbia una direzione e un coordinamento centrale, strutturato e non disomogeneo e differenziato a seconda dell'ente che ha la responsabilità ultima.